Oggi prepariamo un piatto unico, veramente speciale. Paccheri mantecati ai frutti di mare. Per 6 persone ci occorrono 500 g di paccheri numero 125 de Cecco, 100 g di calamari, 100 g di seppioline, 300 g di astice, 100 g di gamberetti rosa, 150 g di scampi, 6 fasolare, 3 capesante, 200 g di cozze, 1 spicchio di aglio rosso, 150 g di pomodorini, prezzemolo riccio, pepe rosa, pimento, sale, mezzo bicchiere di vino bianco e 1 decilitro di olio extravergine di oliva classico de Cecco. Per prima cosa facciamo schiudere separatamente le cozze e le fasolare. Mettiamo a rosolare l'astice in poco olio e sgusciamolo, facendo attenzione a non rompere le chele. Svuotiamo delicatamente i pomodorini e facciamoli asciugare in forno caldo con poco olio, aggiungendo il sale solo a fine cottura. Nel frattempo mettiamo a imbiondire l'aglio con un po' di olio e aggiungiamo i molluschi precedentemente puliti e tagliati. Teniamoli a fuoco vivace affinché perdano il loro liquido, bagniamo con il vino e facciamo evaporare. Lasciamo cuocere per 5 o 6 minuti con l'aggiunta di alcune cucchiaiate del liquido dei frutti di mare. E a questo punto è il momento di aggiungere la coda dell'astice a cubetti, la polpa delle capesante tagliate a lamelle, le cozze e le fasolare. Saliamo e facciamo insaporire per qualche istante. Cuociamo e scoliamo la pasta al dente, mantechiamo con la salsa pronta e serviamo in tavola. Per questa ricetta il sommelier consiglia il greco di tufo o il torgiano bianco da servire a temperatura tra 8 e 10 gradi.